quando tu parli una lingua che non trova connessioni con il linguaggio parlato dalla maggioranza delle persone, tu hai due momenti emotivi. Uno è il disagio di non essere compreso, l'altro la grande forza di voler essere compreso, e per cui entra in gioco la volontà, e sicuramente se questa è grande ed è tanta, prima o poi qualcuno riuscirà a capire quello che vuol dire. Dunque, io affronto diciamo immediatamente il tema di cui vi voglio parlare, è il tema della Costituzione. Il PIN ha tre elementi fondamentali, che si chiamano in questo modo. Uno significa avere uno Stato più leggero, quindi una nuova Costituzione che significa meno Stato, così come oggi noi lo conosciamo. L'altro è un nuovo modello fiscale, quindi che noi possiamo sintetizzare e tradurre con meno tasse. E l'altra parte riguarda la libertà individuale, quindi una nuova Costituzione che ci dà anche l'opportunità di riprenderci la responsabilità di essere cittadini, individui, senza uno Stato che ci fa da papà e da mamma. Benissimo, queste sono cose che tendenzialmente ciascuno di noi, nel proprio intimo, a casa, sotto la doccia, agli amici al bar, piuttosto che al circolo, piuttosto che tra colleghi, sono cose che tendenzialmente sono condivise. Per essere però, per strutturarsi, quindi diventare effettivamente un progetto politico che possa partire dall'individuo e cambiare la società, occorre che queste siano strutturate, quindi occorre che ci sia un ragionamento di fondo che gli dia una struttura che sta in piedi. Noi oggi siamo qui perché io cerco di darvi, di trasmettervi quello che è stato il mio ragionamento. Allora, tutto parte da che cosa? Secondo il mio punto di vista che porto alla vostra attenzione, parte dal tema del quello che io chiamo la memoria o il passato. Noi oggi viviamo in una situazione, in un paese, che è ancorato ad un passato lontano. Cioè noi abbiamo una Costituzione, che è la Costituzione del 48, che è una Costituzione che nasce 60 anni fa, no? E che parla di una realtà che non è più quella che noi viviamo oggi. Perché di fatto, se adesso la vedremo, la nostra Costituzione parla del dopoguerra italiano. Noi chiudiamo il periodo del fascismo, quindi della dittatura fascista, insieme chiudiamo il conflitto mondiale, si coagulano due ideologie post-belliche, da una parte quella marxista-leninista e dall'altra quella religioso-cattolico-cristiano, che trovano una mediazione, una sintesi, e danno al paese la Costituzione che è ancora oggi in vigore. Una Costituzione che doveva rispondere a delle esigenze di un paese che aveva intorno a sé le macerie di una guerra e la tragica esperienza di una dittatura assoluta. Fino qui è a tutti chiaro. Allora, che cosa è successo in quel frangente? È successo come in ogni momento storico si è verificato un nodo, si è creata una memoria collettiva e individuale che ci ha portato oggi ad avere ancora la stessa realtà. Che cosa è successo? È successo questo: noi siamo oggi vittime, inconsapevole o consapevole, dipende, di questa parola che si chiama tabù. Che cosa vuol dire tabù? Tabù è una parola che vuol dire qualcosa di proibito, qualcosa di cui non si può parlare, perché è proibito. Noi conosciamo tendenzialmente che il tabù è sia un concetto individuale, nel senso che io cresco nella mia famiglia, cresco nel mio luogo di origine e creo dei tabù a seconda di quello che vivo in quel contesto, che sono i miei tabù personali, e la società nel suo insieme invece crea dei tabù collettivi rispetto a quello che si verifica in senso, diciamo, macro. Che cosa si è
verificato, sappiamo che ci sono due tabù classici, lo conosciamo, quel tabù di cui si parla uno è quello relativamente, lo sapete, al sesso, no? E l'altro è quello religioso, no? Sono i classici tabù di cui tendenzialmente si parla. Sono tabù che possono essere personali o collettivi. Un tabù per esistere deve portarsi dietro un senso di colpa. Il tabù per esistere ha bisogno di un senso di colpa. Un senso di colpa che poi deve essere espiata, questa colpa, più si va avanti nella vita, sia collettiva che individuale. Allora, se noi abbiamo avuto una dittatura che è durata 20 anni, abbiamo avuto una guerra, ci siamo portati dietro un tabù che si chiama potere. Il tabù del potere. Noi abbiamo vissuto 20 anni di Mussolini e di fascismo, dove c'era un tizio, un signore di camicia nera che si affacciava ai balconi e diceva quello che gli italiani avrebbero dovuto fare. E oggi abbiamo trasportato 60 anni dopo quella identica, uguale condizione in relazione allo stato emotivo che noi abbiamo rispetto all'esercizio del potere. Tant'è che appena qualcuno dice il potere, gli viene subito in mente qualcuno che cerca di coerciderti, cioè di schiacciarti con il suo potere. Perché ci siamo portati dietro quella memoria. Attenzione, non è un ricordo, perché io credo che nessuno di voi qui presente fosse all'epoca presente in quella realtà. Quindi nessuno, o quasi, ha vissuto quel momento. Quindi siamo tutti vittime di una memoria collettiva, ma non di un ricordo individuale. Quindi noi non sappiamo di cosa stiamo parlando, ma la nostra emotività, in primo luogo, ci richiama a quella sensazione. Allora, la sensazione personale rispetto al potere è una sensazione collettiva, di memoria collettiva, che ti crea il senso di colpa. Un senso di colpa per tutta una serie di cose di cui noi non ne sappiamo assolutamente nulla. Ha bisogno, per poter ricordare a tutti che quel tabù è il tuo senso di colpa, ha bisogno di un totem, cioè un simbolo che ti ricordi sempre quel tabù. Il tabù religioso della religione cristiana ti propone il totem della croce. Sulla croce è stato il crocifisso di Gesù Cristo e lì tu hai e ti porti dietro il senso di colpa di quell'atto commesso nella memoria collettiva, perché tu non hai fatto niente a Gesù Cristo, ovviamente. È chiaro questo. Ma tu ti porti dietro questo totem che richiama il tabù dell'aver messo Gesù in croce, quindi io te lo ricordo sempre. Il tabù del sesso è legato a un altro simbolo, che è il simbolo fallico, con tutte le sue vicende dionisiache piuttosto che egiziane e quant'altro, che ci siamo portati dietro per... Ma non è di questo che noi vogliamo parlare, non vogliamo parlare né della parte del tabù sessuale né di quella religiosa. Ma è molto curioso, perché noi ci siamo portati e trasportati dietro questo tabù un totem, che è il tabù del potere di cui parlavo prima, un totem che si chiama appunto Costituzione. La Costituzione repubblicana del 48 cristallizza il tabù del senso di colpa dell'esercizio del potere, lo cristallizza e lo ripropone in modo tale da ricordarti sempre che nella Costituzione c'è quel senso di colpa. La Costituzione è fatta in modo tale che l'esercizio del potere del nostro paese in questa epoca sia un esercizio del potere occulto, cioè tu non sai esattamente chi esercita davvero il potere.
cioè tu pensi all'articolo 1 della nostra Costituzione italiana, che recita l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Dirlo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Costituzione è il potere, perché se il potere fosse del popolo, quell'articolo dovrebbe dire la sovranità appartiene al popolo, punto. Invece la sovranità appartiene al popolo perché si chiama democrazia, ma che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Cos'è la Costituzione? La Costituzione è quell'insieme di leggi fondamentali dello Stato che dice quali sono i diritti e i doveri dei cittadini e come si esercita l'organizzazione della macchina della pubblica amministrazione, il rapporto che c'è tra il cittadino e la pubblica amministrazione e l'ente dello Stato che detiene quel potere. La nostra Costituzione è fatta in modo tale che non si potesse mai più pensare che sulla scena politica italiana ci potesse essere qualcuno che potesse esercitare il potere. Attenzione, un potere che arriverebbe dal popolo, perché la dittatura di cui noi ci portiamo dietro il tabù non era una dittatura eletta dal popolo, non era un potere esercitato dal popolo attraverso l'elezione diretta di un suo rappresentante. Noi ci possiamo chiedere il tabù di un potere dittatoriale. Allora la nostra Costituzione è costruita in modo tale che il potere sia iperparcializzato, cioè non sia mai da nessuna parte, nonostante io vada a votare per Pinco, per Pallo, per Pallino, Palletto, Pallettino. Quindi io vado al voto, dico io ho il potere, perché siamo un paese democratico. Poi vado alle elezioni, ma puntualmente succede sempre che qualche potere che io non ho mai eletto, perché non l'ho mai eletto, decide le sorti del mio paese. E quindi la nostra Costituzione ripropone la divisione dei poteri proposta da Montesquieu, che poi credo che il professor Ciotti, che è presente, ci spiegherà ancora meglio nel dettaglio, ma che naturalmente, come lui stesso dice, divideva il potere esecutivo e legislativo e parlava di ordine giudiziario. Ma non è solo il problema dei tre poteri, attenzione, la Costituzione fa in modo tale che tu eleggi un multilivello di poteri di tutti i tipi, parte dalla circoscrizione del tuo comune fino al consiglio comunale, al consiglio provinciale, al consiglio regionale, al Parlamento, alle commissioni, ai tavoli, alle riunioni, ai tutti i parlamenti sovranazionali, a tutti gli enti possibili immaginabili, perché tu quando vuoi fare il pozzo a casa tua, nel tuo giardino, devi chiedere autorizzazione a 9 enti, tra cui il 10 è l'ente del miniere. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quel tipo di atteggiamento, di rapporto che c'è tra lo Stato e il cittadino è sempre quello di multilivello e parcializzazione del potere. Cioè non c'è mai nessuno che si assume la responsabilità di dire io ho ricevuto dal popolo il mandato per fare una certa determinata cosa, devo rispondere al popolo di quella determinata cosa. Se non rispondo al popolo di quella determinata cosa, il popolo mi manda a casa. Dovrebbe essere abbastanza lineare. Invece no, tu vai alle elezioni, eleggi la coalizione, eleggi un partito, poi si mette d'accordo, poi fa il giro di palazzo, poi uno migra da un partito all'altro, in 7, ci sono casi come ad esempio Rutelli che è riuscito a passare in 7 posti diversi, che sono 7 posti che sono veramente contraddittori uno con l'altro, eppure questo è quello che ci propone oggi il panorama politico in questo paese, perché non ci fosse mai nessuno che possa esercitare il potere. Non importa se fosse nel nome e per conto del popolo. Questo che cosa ha costituito? Ha fatto in modo che quella realtà emotiva del dopoguerra, di quella vicenda tragica, ce la portassimo per sempre con noi, cristallizzata nel totem della Costituzione, esattamente come il totem della croce. Se voi ci pensate, la croce cosa rappresenta? Rappresenta il simbolo dello spazio e del tempo.
Io ti inchiodo sulla croce, nello spazio e nel tempo, perché tu da lì non ti possa mai più muovere. E rimandi a tutto com'è per sempre nello status quo. La Costituzione repubblicana è esattamente quel totem. Tu da lì non ti puoi muovere. Cinque anni fa era più difficile fare questo discorso, perché cinque anni fa su 10 persone 8 mi dicevano la Costituzione non si tocca. Adesso ci sono passate 4, presto forse ne rimarrà una. Perché io non ce l'ho con la Costituzione, come nessuno di voi. Qui non c'è un fatto di principio, non c'è un accanimento pregiudizievole, no, o ideologico contro la Costituzione. C'è un ragionamento sulla Costituzione. Noi oggi siamo qui, un gruppo di persone, di cittadini, che ragiona su un tema molto grande, molto importante, che presto sarà all'ordine del giorno. Perché questo paese decide di discutere di una nuova Costituzione, poi noi la proponiamo a nostro modo, intanto cominciamo a discuterne. Oppure il paese è destinato a non avere un processo evolutivo. Allora, che cosa ci riporta a parlare di una modifica della Costituzione? Ci riporta tutti gli articoli che noi già conosciamo della Costituzione. Siccome questo è un seminario di studio, vogliamo rivedere, magari così ci facciamo, come dire, un minimo di resumé. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia delle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri derogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Letto così, questo articolo dice, vabbè, non ho capito esattamente, perché non so, però mi sembra una roba bella, cioè mi sembra che... E mi dici, i diritti inviolabili dell'uomo, tu dici, sì, inviolabili, poi magari ti porti in una casa tua terrestre, ti mettono un po' in galera, il processo può fare un ma comunque i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Perché sia nelle formazioni sociali? Perché noi veniamo fuori da un momento corporativo, cioè in quel momento il paese è uscita da due grandi blocchi che si identificavano da una parte delle sezioni del Partito Comunista e dall'altra delle parrocchie. Quindi ecco perché le organizzazioni e le formazioni sociali, che in realtà noi sappiamo hanno sempre prevalso sull'istanza del singolo. Bastava che un gruppo si riunisse e quel gruppo comunque prevalesse sempre sul singolo. L'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Io, con tutto l'esercizio che posso metterci, non ho capito che cosa si intende. Cioè, nel senso, devo essere solidale con gli altri politici, devo essere solidale con quello che parla di politica, devo essere economicamente solidale con uno che dà i soldi, oppure lui deve dare a me, oppure devo fare un lavoro che sia socialmente e solidarmente condivisibile, devo essere socialmente, economicamente, politicamente solidale, non lo capisco. Comunque, diciamo che va bene così, perché la Costituzione repubblicana dell'epoca era fatta in modo tale da dare degli enunciati molto forti, molto emotivamente coinvolgenti, perché lì c'era un popolo che doveva rimboccarsi le maniche, non guardare le macerie che c'erano intorno e immaginare che finalmente si potesse intravedere la luce. C'era l'esigenza che la gente si tirasse sulle maniche e che non importava che quello che c'era scritto nella Costituzione fosse vero o no, l'importante è che fosse scritto nella Costituzione. Noi abbiamo una Costituzione astratta e non reale. Se a voi succede qualcosa, adesso lo vediamo dopo, e andate, succede qualcosa che pensate che violi i diritti costituzionali, andate alla polizia dei carabinieri e gli dite, guardate, guardate, questa cosa non tradisce la Costituzione, nel migliore dei casi un sorriso e vi congedano. Provateci. Articolo 3, questo è molto importante ed è fondamentale. Tutti i cittadini
cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali. E qui va bene, nel senso, non dice niente di strano, solo che mi viene da dire tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, cosa vuol dire? Tu dici che tutti i cittadini hanno pari dignità davanti allo Stato, oppure dire che hanno tutti pari dignità sociale, non so esattamente. Cioè io non so se ho pari dignità, cosa vuol dire pari dignità sociale? E poi chi mi dà la dignità? La dignità è una cosa mia personale. Sono di pari dignità sociale, cioè se non avessi le scarpe di Dolce Gabbana non ho la dignità sociale di lui che si è messo le scarpe del mercato? Non lo so. È compito della Repubblica rimuovere lo Stato di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. Se tu sei uno studente, già sei fuori, no? Da cittadini a lavoratori, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Allora, qui c'è tutto. Praticamente qua c'è tutto e nulla di tutto. Perché praticamente che cosa ti dice questo articolo? Ti dice tu non preoccuparti che è compito della Repubblica fare tutto. Cioè la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale. Cioè vuol dire se tu esci hai un problema, non sai come pagare l'affitto, devi fare quello. Non ti preoccupare perché la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto l'uguaglianza dei cittadini impediscono il sviluppo della persona umana. Cioè, io se leggo un articolo del genere mi viene da dire, va bene, allora qualcuno deve rimuovere gli ostacoli. E l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. Quanta miseria l'altra? Questo articolo è l'articolo su cui poi si richiama quello che vedremo dopo, un altro totem croce, che è l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica. Articolo 53 sulla imposizione della tassazione progressiva, quello che io chiamo l'articolo della strega di Hansel e Gretel, quello che chiamo. Articolo 17, sì, perché l'articolo 4 poi più o meno, voi sapete, diritti fondati, la bandiera, la cosa, eccetera. Questo è straordinario, questo è uno degli articoli più belli della Costituzione. Perché anche qui c'è tutto il contrario di tutto. Allora, i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Poi se si riuniscono magari, bisticciano, pacificamente senza armi, va bene però. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto il preavviso. Per le riunioni, in luogo pubblico, deve essere dato il preavviso alle autorità che possono vietarle. Soltanto per comprovare i motivi di sicurezza e comunità pubblica vuol dire tutto, cioè vuol dire che se un giorno il prefetto questo mi dice delle cose e dice no, ma oggi non mi va, tu non ti riunisci. Allora io guardo la Costituzione non si tocca, ma non è che voglio toccare, però vorrei sapere se oggi dopo 60 anni posso avere una Costituzione che parla al presente, che mi dice qualcosa di reale, di tangibile, di cui io sono fiero. Come la Costituzione, ad esempio, c'è una Costituzione che è quella americana, per cui se chiunque pensasse solo lontanamente di contraddire a un principio della Costituzione, quello finisce nei guai serissimi, specie se è un rappresentante, ad esempio, delle forze dell'ordine. E qui arriviamo all'articolo 53, favoloso. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Allora, praticamente, perché io lo chiamo articolo di Hansel e Gretel? Perché dico, praticamente, che cosa è successo? Che ci siamo portati dietro il tema che io chiamo della post-monarchia assoluta. Cioè, quando ci fu la rivoluzione francese, che vengono proposti i tre temi, libertà, egalità, fraternità. Noi venivamo da un momento in cui c'era un sacco di gente ricchissima, ma ricchissima,
che non faceva un tubo, cioè era ricca, ascoltava quelli che stavano nei campi, i contadini, non faceva un tubo, era ricca. In quel momento c'era bisogno di riequilibrare quell'ingiustizia. E allora si è detto, benissimo, chi ha di più, paga di più, contribuisce di più, eccetera. Due secoli dopo, in questa realtà oggi, ci sono pochissime persone che sono veramente così ricche da non poter fare niente. Ma lo stesso Marchionne credo che lavori 18 ore al giorno se vuole andare all'altra baracca. Cioè oggi non c'è più nessuno che sta lì e si rimane inutile ricco comunque, c'è qualcuno ma piccolo. Anche quelli ricchi, agiati, che stanno bene, hanno una buona realtà, eccetera, lavorano, si impegnano, si danno da fare, devono sbattersi per fare, per tirare avanti il loro tenore di vita. Sbattersi naturalmente è un francesismo, perché ha parlato le luce in francese. E questo per dire che cosa? Che questo sistema è fatto in modo tale che tu sei messo sulla, sei nella gabbietta, poi lo Stato, come la strega di Astrid Greta, ogni tanto ti pesa per vedere in ragione della tua capacità contributiva quanto sei una spantaccia hai prodotto. Si dice, oh, bravo, hai lavorato tanto, ti sei tanto impegnato, bravo, guarda quanto della ciccia, e te la mangio tutta io. Quindi ti divora tutto. Grande, potente, e tu sei sempre più piccolo, esanime e magro. E tu dici, porca di una miseria. Io ho lavorato tanto, mi aspettavo tanto, mi sono impegnato tanto, desiderato tanto, mi sono messo tanto in gioco. E qui non parlo di imprenditori, dipendenti, qui siamo tutti uguali, perché anche il dipendente che decide di fare 18 ore straordinarie, che gli pesano, perché non è che 18 ore straordinarie non ti pesano. Poi quando è ora che dici questi soldi mi serviranno per pagare l'assicurazione che mio figlio non riesce a pagare questo mese, arrivi i soldi che ti aspetti e vedi che boom, prendo una bella volta e dici porta di una miseria l'altra. Quindi io mi sono impegnato, mi sono andato a fare, mi sono come dire, limitato in tante altre cose che potevo fare e sono stato punito. Perché tutto questo? Perché ci siano 25 milioni di persone che vengono trattate in questo modo. 17 milioni che sono i pensionati, 7-8 milioni che sono i ragazzi sotto, diciamo, in età scolare, e 12 milioni di persone che non si capisce che cosa fanno. Perché tutti contribuiscono in ragione della loro capacità contributiva. Cosa vuol dire? Che i miei non sono capace, quindi c'è qualcuno che sicuramente pagherà anche per me. È chiaro che c'è qualcuno che può essere non capace, e infatti lui. Nella nostra Costituzione, nella nostra proposta di Costituzione, abbiamo ottenuto bene in evidenza, perché in natura sappiamo che ci può essere un caso solo, di persona che può davvero non poter pensare a partecipare, che è una persona invalida, cioè che ha delle menomazioni fisiche o psichiche che davvero lo porta nella condizione di non poter fare. E dopo vi dico invece chi sono tutti gli altri. Allora, questo modello che funziona, poi cosa fa lo Stato? Quando tu sei esanime nella gabbietta, che pensi che non puoi vivere senza lui, perché poi ti abitui. Voi sapete com'è il meccanismo, no? Un po' sadomasochistico. Cioè, poi ti abitui. Ti pesca, ti piglia, e poi dici, però... Allora ogni tanto viene, proprio in quell'esercizio sadomasochistico, che ti dà la prebenda. Ti dà il bonus. Quest'anno sono bravo, ti do un po' di bonus. Poi ti dà uno sgravio fiscale, poi ti dà il cuneo fiscale, non hai capito se è solo per quelli cuneo o se è una roba che riguarda tutti o se è il cuneo di non so che, cioè, poi ti dà gli assegni familiari, poi ti, ogni tanto ti dà qualcosa, poi ti dà i bonus scolastici, lavorate, mi danno guardare i bonus scolastici a tutti, anche quelli che non andano a scuola. E quindi tu dici, vabbè, però, e quindi si crea questo circolo mentale secondo il quale tu hai continuo ad avere bisogno dello Stato in una costrizione, in un'ottica che ti lega a quel concetto di Stato. Perché lo Stato lì si propone di farti da papà e da mamma, come il papà e la mamma che ti cose fai, bravo o cavolino. Però tu sei roba mia, cioè decido io che ora riesci, che vai niente, cosa fai, come ti vesti, come ti mangi, come ti vai.
Allora, noi che cos'è che diciamo? Diciamo che è arrivato il momento che quel passato, quella memoria collettiva, cristallizzata in questa Costituzione, debba cambiare per poterci dare la possibilità di schiodarci dal passato, guardare il presente e dal presente vivere il futuro. Perché altrimenti non c'è spazio per l'evoluzione. Che non è una parola che riguarda solo la spiritualità, è una parola che riguarda qualunque settore della vita umana. Evoluzione, si parla di evoluzione tecnologica, evoluzione sociale. Quindi l'evoluzione è il tema della sopravvivenza. Se non ti evolvi, muori. Non lo dico io. In America si dice che se non ci vogliamo moriamo tutti. Lo diceva qualcun altro prima. Allora, ho pensato e ho detto, credo che questo paese abbia bisogno di un gruppo di cittadini che si riuniscono, cominciano a ragionare di questi temi, si fanno portavoce e portatori nel paese, ognuno nella propria città, nella propria provincia, nel proprio paese, nella propria realtà lavorativa, eccetera, eccetera, di questo nuovo punto di vista. Un punto di vista che guarda a una nuova Costituzione, che adesso vi faccio vedere, un nuovo modello fiscale, che poi nel dettaglio del pomeriggio e Dottorina vi spiegherà bene il dettaglio, ma che si dice praticamente questo. Dice, se è vero come è vero, che non siamo tutti uguali come dice l'articolo 3 della Costituzione, perché oggi dopo 60 anni noi siamo, sappiamo bene che siamo tutti diversi uno dall'altro. Allora che cos'è che diciamo? Inventiamo un principio, diciamo siamo tutti diversi tra noi, ma vogliamo che lo Stato sia uguale per ciascuno di noi. Pensate come abbiamo ribaltato il concetto, proprio ribaltato completamente. Però per essere uguale allo Stato vuol dire che io ho un rapporto egualitario con lui. Allora lo Stato deve dire, io faccio poche cose che faccio bene, e noi abbiamo derivato che sono sanità, istruzione, giustizia, ambiente ed energia, infrastrutture, beni culturali e turismo e giustizia. Queste sono le cose fondamentali di cui lo Stato si deve occupare per la potestà che gli viene data dal cittadino. Ciascuno di noi ha una carta d'identità elettronica, elegge un capo dello Stato, che organizza la macchina, come organizza l'amministratore delegato della società, organizza la macchina dello Stato in modo tale da darmi quei servizi in modo eccellente, preciso, chiaro, senza tutti i multilivelli di potere che ci sono adesso, per cui tu devi avere la conoscenza di quello, di quell'altro, di quello lì, per avere la vincola da tutte le parti. Chi hai eletto conta meno di quello che è nell'apparato dei gangli dello Stato, perché in quella tabù del potere, qua dentro si è cristallizzato il potere vero, che non è il potere che leggiamo noi, che leggete voi. È un potere che si è inserito nei gangli della Costituzione. E adesso lo vediamo nel prossimo articolo. Che cosa vuol dire l'articolo 138? Lasciamo perdere il 139 che dice che la forma repubblicana non è in discussione. E infatti noi qui non stiamo parlando di monarchia. Ma che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che da una parte, se noi vogliamo davvero cambiare, possiamo cambiare, ma ci sarà sempre qualcuno che noi non abbiamo eletto che cercherà sempre di mantenere il suo potere. Perché in questo Stato, in questo Paese, questa Costituzione tutela degli organi dello Stato che non sono mai stati eletti dai cittadini. E sono loro che decidono l'agenda del governo, l'agenda del Parlamento, l'agenda di tutte le cose che succedono, che noi diciamo, hai colpa di Berlusconi, hai colpa di Bersani, hai colpa di te, io non faccio una questione politica. Per me questa politica attuale è una politica vecchia, non ho nessun pregiudizio, non ho nessuna, non mi interessa il rosso, il giallo, il verde, Berlusconi, la sinistra, la destra, tutte parole vecchie, per me destra e sinistra dovrebbero girare la macchina. Ma di fatto ci sono una serie di poteri che sono cristallizzati in questa Costituzione che di fatto dettano l'agenda della politica che noi eleggiamo.
la sovranità appartiene al popolo, virgola, non punto, virgola, appartiene al popolo, virgola, non punto, virgola. Allora questo ci deve fare riflettere. Allora che cos'è che diciamo noi? Diciamo, vogliamo una Costituzione che dica delle cose vere della realtà e vogliamo che il potere sia nostro, non dentro le oligarchie. Guardate che questo rientra anche nel tema dell'Europa. E qui apro un capitolo, tu mi dai il tempo per dirmi quando devo finire, perché non voglio tagliarmi oltre, siamo in ritardo, però poi si deve parlare al Salvatore, che tra l'altro c'è adesso moltissimo per essere qua, perché Salvatore è uno di quelli che fin dall'inizio ci ha avuto sostenuto e è stato anche quello che in qualche modo ha aiutato certe riflessioni a proposito di evoluzione, visto che lui è uno che studia questi temi. Ma il tema che ci aggancia all'Europa è un tema fondamentale. Perché nessuno ci ha detto, quando c'era l'euro, quando c'era Prodi che diceva senza l'euro saremmo andati malissimo, senza l'euro saremmo morti tutti, senza l'euro è una tragedia, senza l'euro di qua, senza l'euro di là. Noi del PIN siamo favorevolissimi all'Europa dei popoli, siamo favorevolissimi all'Europa dell'integrazione, all'Europa del libero scambio, all'Europa del multiculturalismo, siamo d'accordissimo. Ma non siamo d'accordo con un'Europa che ci abbia scippato la sovranità monetaria. E qui non si tratta di dire vogliamo tornare alla lira, perché qui si crea un equivoco. Qui non nessuno dice vogliamo tornare alla lira, ma noi dobbiamo sapere una cosa. Dobbiamo sapere che con l'euro, quando andiamo al voto, ve lo ricordate il voto voi? C'è l'unico momento in cui i cittadini decidono. Quando noi andiamo a decidere i nostri governanti, quei governanti lì sono governanti con le pile scariche, perché gli manca il potere fondamentale, sapete qual è? La sovranità monetaria. Perché l'euro non lo scampa il governo italiano, lo Stato italiano, la Banca d'Italia. L'euro è di proprietà della BCE. Cioè il foglio euro non è di proprietà della sovranità dello Stato nostro, ma è di un ente privato fatto da banche private. Nella Costituzione, nel Trattato d'Europa, il Trattato di Lisbona, la BCE gode dell'immunità totale, della totale autonomia degli Stati e della totale autonomia da tutta la politica che viene dagli Stati membri. Cioè, voglio dire, fa quello che vuole l'euro di quella moneta lì. E il governo, cioè la nostra potestà sovrana, non può fare niente. Pensate che bello che è stato fatto, una cosa straordinaria. Noi avevamo un debito pubblico alto in Italia, perché voi sapete che l'Italia, con tutti i bene e male, aveva un debito che poi in realtà corrispondeva alla ricchezza dei cittadini. Cioè, cos'era il debito? Era uno Stato che ti dava tantissimo e che non sapeva dove prendere i soldi per darti tutto quello che diceva la Costituzione, forse. E però che ti chiedeva i soldi in prestito a te per dartelo. Cioè, dicevi, io non dato tutto, però se non ce la fai, mi presti quei soldi così e poi ti do il servizio. E quindi si indebitava. Ma quella moneta con la quale si indebitava era una moneta di proprietà dello Stato, era sua, cioè la stampava, era una roba sua. Quel debito adesso si è trasferito a casa di un altro. Adesso quel debito è una roba seria, è una roba vera. Mi rendo conto che i ragionamenti possono essere, a volte ci lasciano un po' attoniti e poi soprattutto quando comincia a esserci un velo di preoccupazione, naturalmente la predisposizione dell'essere umano è cercare di non guardare, cioè dire ma no, figura, ci sarà poi comunque una ragione. Non c'è. Oggi quella proprietà è di un ente privato. Allora, io dico, a me non interessa l'euro, la lira, eccetera, io dico, va bene l'euro. Ma allora cambiamo lo statuto della BCE, cioè devono essere i governi, cioè devono essere i cittadini eletti che gestiscono anche la politica monetaria. Perché sennò quel potere vero, lo gestisce un'oligarchia. Allora, questo è un breve inciso rispetto all'Europa. Tornando perché questo è molto importante, perché qui non si dice il PIN, vuole la lira, no, non vuole la lira, vuole dice euro, bene. Però stabiliamo bene quali sono i patti di potere, perché il PIN dice una cosa molto importante, dice la sovranità appartiene al popolo, punto. Punto. Questo è fondamentale, se davvero crediamo che siamo arrivati a un punto.
Costituzione, per cui siamo in grado di intendere di volere. Perché guardando la Costituzione repubblicana attuale, noi non siamo in grado di intendere di volere. Leggetela bene. Adesso io vi ho fatto vedere qualche articolo, ma se voi la leggete bene, vuol dire che voi non siete in grado di intendere di volere. Quindi ci penso io. Affidatevi a me, che pensi mi dicono di là. Velocemente vi faccio vedere scorrere. E quindi rispetto a questo noi cos'è che diciamo? L'introduzione di una flat tax, cioè flat tax vuol dire tassa fissa, con cui si riforma il sistema fiscale. Cioè tutti pagano 3.000 euro l'anno allo Stato e lo Stato mi dà un uguale servizio. Cioè l'uguaglianza è solo nel rapporto di interscambio che c'è tra me e lo Stato. Punto. Tu mi dici che cosa mi dai e io te lo pago. Lo dai a tutti in uguale misura, tutti pagano in uguale misura, perché se io vado all'ospedale e mi pago una mano, il chirurgo me la fa a me, me la punce a me come me la punce a lui, indipendentemente dai soldi che gli ho dato, e il costo per l'ospedale è sempre uguale. Quindi il tema del rapporto servizio, quello che io ti do e quello che io ricevo, deve essere molto chiaro. E se è ripartito non c'è più in ragione della tua capacità contributiva, ma è tu aderisci a questa comunità che ti dà questi servizi, tu paghi il tuo canone. 3.000 euro l'anno, vuol dire la metà, meno della metà di quello che oggi pago un dipendente medio. Come dipendente medio pago una persona che prende 1.000 euro al mese. Giusto per chiarire, perché poi uno pensa, ma si paga di no, ma di meno. Ma perché paga di meno? Perché pagano tutti. Perché non c'è più il fatto che tu devi dichiarare quello che vale con la strega. Paghi e basta, cioè tu 7 gennaio vai e dai i tuoi 3.000 euro allo Stato. La finanza, le cose, l'evasione, la dichiarazione, lo scontrino, la fattura, la roba non fatta, cioè, che passi la vita davvero a spendere energie a dover giustificarti continuamente. Proponiamo anche la riforma delle aziende con una tassa al 15% sul reddito delle aziende, perché se tu le aziende le strozzi, le aziende non danno posti di lavoro. Allora, quel lavoro di cui parla l'articolo 4 della Costituzione, cosa ne facciamo? Quel lavoro che ti garantisco. Io te lo posso garantire, ma non posso garantire il lavoro, ti posso garantire l'opportunità di un lavoro. E l'opportunità di un lavoro te la garantisco se io sono un governante che può agire con il potere preso dal popolo, faccio un accordo con il sistema produttivo italiano e io ti faccio pagare il 40% in meno di quello che tu oggi mi paghi, ma tu mi dai l'opportunità di lavoro. Che vuol dire che se io decido, come noi proponiamo, di mettere una flat tax anche per i contributi previdenziali, perché poi tutti prendono una pensione a 1.000 euro, tu tutti i soldi che prendi all'ora, se tu prendi oggi 1.500 euro e ne prendi 2.800, tu oggi nel tuo presente sei più ricca. Tu poi decidi che cosa fai. Sai che 1.000 euro comunque ce l'hai sicuro e sono molto di più di quelli che lo Stato ti dà adesso. Ma tutto il resto te lo decidi tu, e io imprenditore pago 5.000 euro all'anno fissi, indipendentemente che io ti voglia premiare ti do 5.000 euro, indipendentemente che io te ne do 1.500, 2.000. Ecco perché si diceva la realtà. Questa è la realtà, che è un'altra realtà, è un altro modo per vedere le cose, un altro nuovo punto di vista. Velocemente, andiamo avanti. Ecco, questo era la parte che riguardava la Costituzione attuale. La nuova Costituzione che noi proponiamo, che io ho scritto poi nel libro, e che richiama praticamente i principi che qua vi ho enunciato, cioè libertà individuale, no? Che richiama un rapporto chiaro e diretto con lo Stato, un rapporto di semplificazione, un rapporto dove è chiaro quello che io do e quello che ricevo, è il tema fondamentale. Quindi una nuova Costituzione che non parli più al passato ma parli al presente e dal presente parli al futuro, un nuovo modello fiscale di cui dopo l'autor Mira insieme a me vi darà conto nei dettagli, cioè vi spiegheremo bene, ci saranno i momenti per confrontarsi, perché io vorrei, ecco perché è un seminario di studio, questo non è una convention per fare un sacco di slogan, perché l'obiettivo che io ho, che noi abbiamo, è conoscere il più possibile questo nuovo punto di vista per poi proporlo in giro ai nostri amici, alle persone che conosciamo, ai luoghi di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi questo era, diciamo, quello che volevo raccontarvi in questo primo intervento della mattinata, ringraziandovi ovviamente per essere tutti qui.
aspettiamo nel pomeriggio, sicuramente arriveranno anche le altre persone, ci sarà l'intervento anche del Presidente della NEF, ci sarà anche la presenza dell'onorevole Deborah Prepanini del PDL, perché comunque c'è molta attenzione anche da parte della politica in generale, indipendentemente dai partiti, a quello che stiamo facendo noi, perché guardano con grande interesse una realtà completamente nuova che nessuno ha il coraggio di mettere in pratica, perché là sono tutti là messi nella condizione di tenere in piedi un meccanismo che li garantisce. Nessuno ha il coraggio di mettere in dubbio quel meccanismo. Noi qui oggi siamo a discutere di come mettere in dubbio quel meccanismo, ma non siamo dei grilli parlanti, noi siamo per la protesta, ma abbiamo una proposta. Grazie.